La mamma è sempre la mamma e in quanto tale è nostro dovere farla arrabbiare. Ecco 10 cose che fanno arrabbiare tutte le mamme. Iscrivetevi al canale! Camera disordinata. Ragazzi, oggi basta Fortnite. Da adesso in poi il nostro nuovo gioco sarà Fruit Ninja. Siete pronti? Però è versione realtà virtuale, ok? 3, 2, 1, i cocomeri! I cocomeri! Più a destra, più a sinistra, i cocomeri! Vai che l'abbiamo presi tutti! Vai che l'abbiamo presi tutti! Mamma mia, ragazzi! Ma siete delle belve! Ma siete delle belve! Mamma, cosa vuoi? Sto giocando! Mamma! Mamma! Aspetta! C'è la sinistra banana! Posta speciale! Ma il monopattino! Cos'hai visto? Ma che monopattino? Mai visto? Sei buono, mamma, esci! Esci, che c'è Marco! No, è mia sorella! Sì, ogni tanto! È colpa sua! Mamma, ferma! No, ferma te il gioco! Guarda che casino che hai, guarda! Hai fatto perdere! Guarda, non mi interessa! Ho perso la partita! Non mi interessa! Hai sentito lì dentro cosa esce? Cazzo, hai cosa sentito? Vuoi che ci sia? Oddio, no, guarda. Rosalino, ancora lì dentro! Mamma, toccherà dargli da passare questa buona capra, però. Quindi... Addirittura le capre nell'armadio. Vabbè. Come si chiama questo? Ah, sì, è il mio coniglio domestico. Ma mi stai prendendo in giro? Ma cosa c'è mi che mi stai prendendo in giro? E là? Là, dai, diciamo, come si chiama l'animale che c'è laggiù? Aspetta un attimo. No, va pure a vedere. Non riesco a capire se è il paguro o rinoceronte. Rinoceronte! È ancora lì dentro. Mangia la verdura. Vai, prossimo round. Sono super zuccherosa. No, aspetta, questa qui la devi assaggiare per forza. Ma vado, sì, no, vai, mangia, mangia. Tra l'altro, fare la fusione queste qui super zuccherate con il cereale. Ma buonissima. Ma secondo te, se io metto i cereali in mezzo ai popcorn, in mezzo alle patatine e si mettono Starbucks caffè? Questo forse fa abbastanza schifo, però però possiamo provare. Buonissimo, buonissimo. Allora, devo rifare questo. Ma aspetta, ma seriamente? No! Attento, ma seriamente come fai? Cosa state facendo? Stiamo... Ma questa è una merenda secondo voi? Cioè, che schifo. No, no, infatti è un pranzo, non è una merenda. No, adesso... Ma gli zuccheri fanno bene! Mangiata! Studia 9x alla seconda uguale a 4. Vai, 4 kill su Fortnite. Sì, 4 sono le kill. Ciao mamma. Stiamo facendo oggi? No, non ti spiego. È la pausa. Anche oggi sei qui a non fare assolutamente niente. Senti, ma non lo voglio. Se prendo sempre 4, se ti impegnassi un minimo, ecco che non prenderesti 4. Tutte le volte è un 4 quello che ragazzi, prendi. Ragazzi, fermi tutti. Avete mai sentito Go Student? No, non l'ho mai sentito. Ecco, senti, ci vuoi mettere anche te? Non ho voglia di studiare. Sto cercando di aiutarti e sto cercando di aiutare anche tua madre, così almeno non si arrabbia e perde la voce ogni volta. Beh, se perdesse la voce non sarebbe una brutta cosa. No, dai, con Go Student hai un alleato a tua disposizione, quindi praticamente puoi consultare un esperto, un vero e proprio tutor che ti aiuta nelle materie in cui hai bisogno. Sì, bla bla bla, ma io li ho provati centinaia di questi servizi, ogni volta il tutor mi stava antipatico. Beh, ma ovviamente se il tutor ti sta antipatico, con Go Student puoi anche cambiarlo, quindi non hai scuse questa volta. Io ad esempio ho chiesto ripetizioni in italiano perché mi devo preparare per l'esame. Sì, ma tu sei un somaro, l'ultimo quadrimestre hai preso 4 all'ultimo esame. Sì, ma quello era il primo quadrimestre, guarda dopo Go Student che voto ho preso 8 in italiano. Stai scherzando? Sono un genio, mi dispiace. Mi raccomando ragazzi, cliccate il primo link in descrizione per avere un consulto con un esperto gratuito e provate tutti quanti Go Student. La doccia. E quindi ti dicevo, italiano 8, poi tra poco avrò anche un'altra verifica e punto al 9 ovviamente, e mentre matematica sto già andando abbastanza bene. Bravo, senti che profumino, ti piace questo risotto? Sì, mi piace tantissimo, tra l'altro ha un odore buonissimo. Ma che è sta puzza di là? Di là, cosa? Ah, fai così. Cosa? No, forse è K dall'altra parte.
Vado ad indagare. Mi sa che proviene dal bagno. Sicuramente proviene dal bagno. Indovina chi c'è in bagno? Senti, vieni da qui. Sì. L'aspetto proprio una putta di birra. Questi cosa vogliono da me? Prima di entrare prepariamo le armi. Sì. Profumo. Eccolo. Ok. Deodorante. Eccolo, vai. Stai attento. Vai, dopo. Entriamo. Ma chiudi quella porta. Sì. Forza, attacchiamo. No, deodorante da birra. Non devi lavare. Cos'hai detto? Non studi mai, non fai mai niente. Ma cosa dici? Pensi solo a giocare. Il torneo di matematica chi l'ha vinto? Il torneo di matematica. Sì, hai giocato contro i bambini di seconda elementare. Cosa vuol dire? Intanto l'ho vinto. Intanto l'ho vinto. Mi sento più esperto con questi occhiali. Infatti sta funzionando. Non sarà Fortnite importante, no? Intanto ho vinto il torneo anche di Fortnite. Ma quale torneo di Fortnite? Hai giocato contro le pecore? Sì, hai giocato contro tuo cugino che aveva 7 anni. Grazie che hai vinto. Cosa vuol dire? Ma tu ti appelli sempre su queste cose. Sì, devi pensare a studiare. Perché sei una capra, altro la capra che c'è lì nell'armadio. Sei anche un somaro. Prima di tutto controlliamo se c'è ancora. Sì, smettila. Ancora lì dentro. Quindi stavamo dicendo sì, che sei un... Pirla. Ti ha tolto le parole di poker, è incredibile. Io vado a vincere anche il torneo di Brawl Stars. Sì, ciao. Guarda, lascio perdere. Ormai. Sì, che rompipalle. Che palle a me. Kazu, il materiale per favore. Qui si mette male, prego. Grazie Kazu. Che cosa hai detto? L'ho già fatta. Qui si mette male. Interrogazione. No, alla fine mi ha messo 4, io non saprei neanche come dirlo a mia mamma. Vabbè. Sangue freddo. Ciao. Vabbè. Mamma. Stavo aspettando un attimo. Ah, Cap, so che hai fatto il compito di matematica. Che voto hai preso? Cacca, amico. Che voto hai preso? No, ho detto che sei un grande amico, veramente simpatico. Ti farei parlare con mia mamma? Sì, vorrei capire il voto, perché ad esempio io grazie a Go Student ho preso un altro 9 in italiano. Mamma mia, ma come possibile? Sì, ma adesso voglio sapere il tuo voto in matematica. No, anche lei lo vuole sapere da mezz'ora. Sì. Guarda come mi guarda con quella padella, ma la metti giù quella padella. Anche tu, amore, hai preso 9 grazie a Go Student? Oppure... devo usare la mia padella. La padella! Secondo me conviene proprio usare la padella, perché se ti ha preso 4! E via! No, ha detto 4, si è sbagliato! Intendeva il suo prossimo voto in matematica, perché glielo stacco internet. 4 adesso sono le padellate che ti arrivo, ti garantisco. No, quella padella la puoi lasciare lì dove, guarda, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema! No, mamma! Pagella! Ti sei stancato di prendere voti bassi a scuola? Che sti imbecille. Oh, però effettivamente non è così brutto, eh. Oggi ti insegnerò a cambiare i tuoi voti sul registro elettronico. È molto semplice. Sì, certo, sentiamo Mago Merlino. Basta che apri il registro, vai su Ispezione Evento e cambi il tuo voto. Un bel like per la prossima guida. Ispezione Elemento. Fammi un attimo provare. Allora, tasto destro, ispeziona. 10. Wow, funziona! Mammina cara! Vieni a vedere quanto ho preso questa volta in matematica. Sono sicuro che rimarrai sorpresa. Guarda un pochettino. Ma sono 10! Ma come hai fatto? Mamma. Allora ti sei iscritto a Go Student come ti aveva detto la mamma? Sì, una cosa tipo. Guardate che questo trucchetto è vecchio. Se io clicco F5 e aggiorno la pagina, da 10 diventa 4. L'ha cambiato lui! Vieni qui! Quindi, l'hai capito che è importante iscriversi a Go Student, così almeno puoi migliorare con i tuoi voti? Sì, direi, anche perché continuare a prendere 4 non mi sembra un'ottima idea. Dai, dai, scorri ad iscriverti. Torna puntuale. Pensavo fossimo ancora in discoteca. Scusami, ragazzi, se ci sente tua madre ci ammazza. Sì, ma tanto quella dorme da un'ora. E comunque dovevamo tornare 2 ore fa. Lo so che dovevamo tornare 2 ore fa. Adesso ti prendi tutte le urla di tua madre. Le urla di tua madre, non vedi, dorme come un ghiro. Sta dormendo. Che è successo? Buonasera ragazzi. E questa è l'ora di arrivare? Kazu, attiva piano invisibilità. Ok, siamo invisibili, possiamo tornare. Venite qui, subito! Aiutatemi!
Vi siete riconosciuti in alcune di queste situazioni? Per quale motivo si arrabbiano le vostre mamme? Fatecelo sapere nei commenti. E mi raccomando, iscrivetevi al canale.